Pino, finalmente un po' di confortevole romanticismo. Rieccoci insieme, cari amiche e cari amici che ci state seguendo da casa in questo giorno particolare. Quindi interagiamo insieme 392-022-8020. Mandateci i vostri messaggi WhatsApp e scriveteci a grp@grp.it. San Valentino, la festa degli innamorati, tradizionalmente la festa di chi si ama, di chi si vuol bene, ma noi la vogliamo anche intendere come la festa dell'amore in un senso più vasto, dunque per non limitare soltanto ad una vita di coppia, quella che è la festa dell'amore. Perché la parola amore è una parola immensa, enorme. E faremo un bel percorso, quest'oggi in questa nostra diretta, perché parleremo delle varie sfaccettature, di cosa fare, di cosa non fare, quali errori non commettere, come conquistare l'amato, l'amata. Quindi dovete rimanere con noi e interagire con noi. Benvenuti, benvenuta in studio con questo bellissimo sorriso a Lucrezia Montisci, Associazione Fioristi Torino e Provincia. Questo Buongiorno. è il vostro giorno, Sì, Lucrezia. assolutamente. Non Almeno solo questo. speriamo. Non solo questo, ha ragione. Tutti i giorni sono belli per donare un fiore. Assolutamente, poi con questo bel verde già porta un po' di allegria in una giornata che dovrebbe essere. Dai, come abbiamo messo nel titolo, finalmente un po' di confortevole romanticismo, insomma, al di là del fatto che sia San Valentino. Ne abbiamo Ecco. bisogno, ne abbiamo Dal suo tanto bellissimo bisogno. sorriso passiamo ad un sorriso altrettanto affascinante, quello di Emanuele Spina, mental Buongiorno coach. Giancarla, buongiorno. Abbiamo Buongiorno, che bisogno, bello. Buongiorno Emanuele. ragazze. Del tuo sorriso, grazie da ragazza, sicuramente Lucrezia sì. Allora, Emanuele, come va? Come trascorrerai questo San Valentino? Io faccio l'indiscreta, quindi. Fai benissimo, fai benissimo. Io sono dolcemente, come si dice, sono riuscito finalmente a trovare l'amore di coppia. Finalmente sono riuscito a trovare l'amore di coppia Ale, ale, ale. dopo un lungo percorso, assolutamente. E quindi sono molto, molto felice di festeggiare San Valentino anche nella relazione e non solo nel quotidiano con noi stessi. Ecco, sì, infatti adesso noi stiamo celebrando perché siamo in onda nel giorno di San Valentino, però vogliamo esaltare l'amore in tutte le sue forme, ci mancherebbe anche perché in questo momento Esatto. ci ascolta anche chi non è in coppia, chi non vive una vita di coppia, chissà, non lo so, forse sta meglio di noi perché Emanuele, mantenere viva Allora, una coppia, funzionante una coppia. Necessita di impegno, è un allenamento, vero? mamma mia, assolutamente sì. Poi io, allora, io certo delle dritte non è che le posso dare, nel senso che ho fatto gran fatica per Assolutamente, arrivare fin così come qua e non posso trovare una dare una relazione dritta per i stabile. fiori. Ecco, che fiori Fantastico. regalerai la Io tua dolce posso metà? dire, Che fiori regalerai la tua dolce metà? allora, a lei piacciono tantissimo le calle e anche i girasoli, piacciono tantissimo. Lucrezia, vanno bene le calle e i girasoli per San Valentino? Allora, in questo periodo le calle no, le sconsiglierei perché Via. non ci sono sul commercio Esatto. e diventa difficile trovarle. Esatto. Il girasole invece è trovabile, molto carino in questo periodo e poi dona sempre felicità con Sì. il Ecco, suo colore, è proprio un bel fiore da regalare. vedi, vedi, mi è sparito Emanuele. Emanuele, le calle non le trovi, quindi Sono qui. puoi dirottare sui No, no, non le girasoli. trovo, ecco. Sì, assolutamente. Oppure le rose rosse penso che siano sempre. Diciamo fiori Il carini da regalare in classico. qualunque occasione, immagino. La rosa Sì. rossa è proprio il simbolo dell'amore, il fiore più classico da regalare. Ecco, tra l'altro, che mi piacerebbe prima di lasciare la parola a Emanuele che ci darà preziosissimi consigli su come proprio affrontare la vita di coppia quotidianamente, perché Lucrezia all'inizio è tutto bello e poi cominciamo un po' a dover convivere anche con i difettucci, perché tutti li abbiamo, dell'altra Se no ci si persona. annoia. Ecco, mi piacerebbe partire con un cuore meraviglioso che avete fatto come Associazione Fioristi Torino e Provincia, grazie anche all'ASCOM, Sì, adesso il assolutamente, che nostro Simone ringraziamo. in regia, che bello!
magari se leviamo il titolo riusciamo a farlo vedere, poi rimettiamo il titolo, Simone. Dona un fiore a chi vuoi bene. Bello, bellissimo. Ci spiega questo fiore stupendo? È un po' una. Questo cuore lo vogliamo portare avanti perché è un po' il nostro. Dimostrare il nostro amore per il nostro lavoro e non solo. Perché tutte le volte che realizziamo un'opera noi ci mettiamo davvero, davvero tutti noi stessi. In questo cuore in particolare, il primo anno ha fatto già un bel effetto. L'abbiamo fatto l'anno scorso in Piazza Castello, completamente ricoperto di fiori. Quest'anno abbiamo voluto modificarlo e portarlo a un livello successivo. Gli abbiamo dato la forma con queste foglie di magnolia, tutte appiccicate una per una e colorate Una da noi, per una una, per una. mamma che lavorone, Tutte foglie complimenti. di magnolia colorate da noi e poi abbiamo ammorbidito questa forma con centinaia e centinaia di fiori donatici dal mercato e abbiamo voluto far vedere questa esplosione. Che dal nostro cuore escono tutti questi fiori, quindi questa voglia di fiorire di nuovo. Ecco, mettiamola Bella, così. ecco, questa voglia di fiorire di nuovo anche in relazione al periodo che stiamo vivendo. Assolutamente, Lucrezia ha usato rifiorire. davvero una frase che calza a pennello con questo periodo. Allora, poi Lucrezia ce la teniamo qui per un'ora, perché ci darà tantissimi preziosi consigli. Emanuele, dove sei sparito? Abbiamo bisogno di te. Allora, Eccoci, sono qui all'inizio Giancarla. è tutto bello, abbiamo gli occhi a forma di Sì, cuoricino, a siamo innamorati, cuoricino. siamo gentili, i maschi delle volte aprono la E già. portiera alla ragazza, e poi però dobbiamo mantenerle queste belle Subito, ma come abitudini. mai? Come mai? Dimmelo tu. Allora, sicuramente Giancarla, il mio è stato un percorso davvero interessante, nel senso che io posso raccontare un po' la mia storia e raccontare quello che faccio quotidianamente con i miei clienti, perché mi capita spesso di avere persone che si smarriscono lungo la strada nel trovare la propria dolce metà. E quindi Quindi già sei a ne tentano monte. Come tantissime. trovare, bravo Emanuele, come trovare la dolce metà e tenersela. Esatto, perché trovarla, uno dice che è complicato trovarla, in realtà è molto più difficile tenere nel lungo periodo una relazione che trovare la persona giusta. Io credo molto nel momento giusto, non soltanto nella persona giusta, perché se noi siamo nel momento giusto, allora è molto probabile che riusciamo a trovare la persona giusta e anche a lavorare insieme in un progetto di vita. È molto importante sapere che spesso, e ci tengo a raccontarlo, essendo un mental coach, mi capita quotidianamente con i miei clienti di imbattermi in persone che vogliono assolutamente trovare una relazione a tutti i costi perché diversamente non conoscono l'amore. Ecco, ci tengo a precisare perché so che ci stanno sentendo, ascoltando e vedendo un sacco di persone, perché è un programma che avete molto molto bello, che in Grazie. realtà l'amore dovrebbe partire da te. Dovrebbe partire Bravo. da noi, prima di tutto. Lo Bravo. so che è una cosa scontata, si No, racconta no. veramente tanto, solo che non riusciamo a donare qualcosa che non abbiamo, non riusciamo neanche a capire quando esiste l'amore se noi non conosciamo l'amore dentro di noi. E l'amore dentro di noi non è filosofia, amore è un verbo di azione. Dovremmo quotidianamente fare delle piccole cose per prenderci cura di noi come un fiore. Dobbiamo capire che dobbiamo innaffiare il vaso con gesti gentili quotidiani, il nostro vaso della vita, per far sì che tutti i giorni, quotidianamente, noi si possa incontrare l'amore nei gesti più semplici. Nei gesti più semplici, come parlare ad una pianta, innaffiarla, cucinare, prendersi cura di noi, fare dei gesti gentili prima di tutto partendo da noi. Se tu conosci l'amore che passa attraverso la gentilezza e la gratitudine verso noi stessi, è molto probabile che tu possa inciampare nell'uomo o nella donna più adatta a te. Diversamente, quelli che cercano l'amore soltanto e credono che l'amore sia soltanto l'amore di coppia, di relazione, passeranno una vita potenzialmente infelice, secondo me. No, tu hai lanciato un messaggio davvero molto importante perché sì, certo, magari in due si sta meglio, si vive meglio, però parti da un presupposto che è fondamentale, ma che ha le sue basi già nella psicologia. Infatti, dobbiamo partire da noi stessi, amare noi stessi e allora da questo Sì. amore possiamo aprirci al mondo.
in ogni sua declinazione, poi, come Sì, dicevi giustamente tu. sì. Ma tu parli alle Eh piante? sì. Emanuele, tu parli Io alle... sì, io abbraccio anche, io sì, abbraccio anche gli alberi, Fonte di energia, bravo. spesso, sì, ma davvero, adesso ormai dicendo questa cosa magari mi sono giocato a metà del pubblico, ma ragazzi, Ma non è vero, ma sono abbracciate cose gli provate alberi, scientificamente, come Lucrezia ci parlate con può i confermare, fiori. sono cose Provate provate scientificamente, sì. scientificamente, quindi vuol dire, Emanuele, che tu sei a un livello superiore, ma tu lo sei, quindi... In fondo è provato che più si sta in mezzo alla natura e più si producono endorfine, quindi più si sta proprio bene fisicamente. Quindi assolutamente, piante in casa, anche in camera da letto, come invece Quindi spesso si sfatiamo sa, questo mito. assolutamente, assolutamente. Quello che una pianta può consumare di ossigeno all'interno della notte è veramente irrisorio, quindi sì, anche le piante in camera da letto, assolutamente. Assolutamente. Allora, Emanuele, torniamo da te, quindi partiamo, ecco, no, è partito il countdown, quindi Emanuele, torniamo però subito dopo con te da questo concetto, cominciamo ad amare noi stessi e allora poi avremo anche un approccio più positivo nei confronti della vita, quindi se siamo ancora single avremo maggiori possibilità anche di essere più sereni in un approccio amoroso. Allora, però prima, no, 5 secondi, volevo ancora ritornare sui fiori, ma lo facciamo nel blocco successivo, a tra pochissimo.